1, 2, 3, signori buongiorno! Allora ragazzi, oggi mi è venuta a trovare, ci è venuta a trovare Rosana da Matera, ma veramente da più lontano, da più perché lontano. Io sono nata in Brasile. Oh yeah! Allora, abbiamo fatto un banchissimo, fatto un banco bellissimo, volevo dire, di teglia romana, è venuta qui con me per fare questo corso privato, qui siamo in terrazza, face to face, da soli, nel nostro primo spettacolo, e questo è lo spettacolo, lo scenario che vedete, che vi andrà a spiegare, delucidare passo passo ogni ricetta, Rosana. Lasciamo la parola a Rosana. Grazie maestro. Allora iniziamo con mozzarella, fichi, miele e prezzemolo. Qua abbiamo una ricetta, veramente una ricetta lusitana, wow. Sono polpi, polpo grigliato, patate al forno, prezzemolo e crema citronette. Poi abbiamo la classica cacio e pepe, la carbonara, la pizza romana, la più famosa, la carbonara. Poi abbiamo mozzarella e basilico, la classica margherita, i classici freddo, che non tramontano mai, Poi l'abbiamo divisa e dato questo tocco di fiori di prosciutto crudo. E qua abbiamo una ricetta che di base c'è la mozzarella, la zucchina, mozzarella, salmone, fette di limone molto fresco. Poi qua abbiamo una base di funghi, di champignon, e poi abbiamo una crema di ricotta, una crema di tartufo nero e prezzemolo. Non c'è di meglio in questo caldo. Poi questa è una ricetta... Ah, non finiscono più queste pizze! È una ricetta mia, veramente, al baccalà. È una crema di baccalà con patate. Signori, qua tanta roba, È una crema di patate con baccalà. E poi qua abbiamo mozzarella, roast beef, crema di pistacchio e prezzemolo, mozzarella e prezzemolo. Madonna mia, ma la vedi la succulenza, che spettacolo! E quindi questo non è un banchetto di pizze né di teglie, ma di sogni che sono possibili solo con una consulenza con Daniele Pappa. Oh, non devo dire altro. Grazie, troppo bene. Solo Daniele, veramente... No, dai, mi diverto, insomma, abbiamo guardato le linee guida sui condimenti, sulle tecniche di condimento, quindi stacchi cromatici, 3D e quant'altro, è quella che è un po' la mia passione, riportata su ogni tipologia di pizza, e l'ho trasferita a Rosina in questi giorni che mi è venuta a trovare. Grazie maestro. Grazie a te. Io spero che sia una delle tante volte, è appena un inizio, e quindi... C'è altro, c'è da altro. Venire. Senti, ma da venire e da servire. Ma la succulenza si vede? Si vede, sì, grazie a Papa Crema. Ah, vabbè, grazie. È un prodotto che io veramente, guardando così, una persona può sottovalutare, perché tutti i cuochi compongono delle creme per finalizzare i piatti. Lei viene dalla cucina, non è, diciamo, e spesso usiamo degli amidi, usiamo la farina, però dobbiamo portare al fuoco, a cottura. Questo veramente è un prodotto che io non immaginavo che fosse così pratico, perché si lavora a freddo su qualsiasi base che la immaginazione di un buon cuoco lo possa portare. Con un risultato finale veramente è il tocco magico di qualsiasi prodotto. Grazie, dai, grazie. Sennò sembra uno spot pubblicitario. No, veramente. Sono parole dal cuore, io lo so, perché le attestate. Io ti devo fare i complimenti veri, perché in 3 giorni, questo è il terzo giorno reale di stesure e condimenti, sei arrivato a un livello che, a mio avviso, per i giorni che hai fatto è veramente tanto. Assolutamente, come ogni cosa c'è da migliorare, assolutamente, ma per il tuo percorso breve è un buon inizio. A mio avviso avrai una lunghissima strada, se Dio vuole. Allora, niente, salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi, un saluto. Buonasera a tutti. Da Daniele e da Rosana. Grazie. Ciao. Allora.